Buonasera a tutti, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il format L'Agenda della Salute, trasmissione di Rete Sole dedicata alla sanità, trasmissione che si può vedere anche in streaming. Per farlo basta collegarsi al sito ufficiale di Rete Sole che è www.retesole.it. L'Agenda della Salute, per chi non lo sapesse, è un programma dedicato alla sanità, già proposto nel corso della stagione televisiva 2018 2019 e ripartito poi all'inizio di quest'anno, del 2022. È un programma, l'Agenda della Salute, che permette di approfondire e conoscere più nel dettaglio quelle che sono le patologie più frequenti e questo attraverso delle interviste che vengono effettuate con medici, primari o specialisti in servizio nei principali ospedali di Roma. La puntata odierna è dedicata agli linfomi cutanei, un fenomeno di cui parleremo più nel dettaglio con il dottor Marco Ardigò, che è il responsabile delle malattie rare presso l'Istituto Dermatologico San Gallicano IRCCS di Roma. Allora, vedo che il dottor Ardigò è già collegato, quindi a questo punto andrei subito a salutarlo, a dargli il benvenuto, ma anche a ringraziarlo tanto per la sua disponibilità. Bentrovato, dottore. Buonasera, buonasera a tutti. La ringrazio per l'invito. Grazie a lei, ovviamente è un grande piacere poter realizzare questa intervista. Allora, dunque, i linfomi cutanei sono un gruppo eterogeneo di malattie del sistema linfatico che coinvolgono i linfociti con la cute come organo interessato all'esordio e spesso anche come unico organo colpito. Allora, dottore, oltre a chiederle di presentarci i due macrogruppi in cui vengono suddivisi questi linfomi, le chiedo anche quanto e perché risulti importante la diagnosi. Dunque, diciamo, la sua prima domanda è una domanda ampia, cercherò di essere molto sintetico, ed è una domanda che assolutamente è necessaria per introdurre quello che è il tema dei linfomi cutanei, che rappresentano un gruppo di patologie, perché sono numerosi in entità, alcune prevalenti, alcune meno, che interessano il sistema linfatico, in modo specifico il sistema linfatico della cute, cioè esiste un sistema immunitario che è nella cute, residente nella cute, e in alcune condizioni particolari alcune cellule linfocitarie, alcuni linfociti acquistano una proliferazione di tipo tumorale, aumentano di numero in modo esponenziale, determinando la comparsa di lesioni cutanee. Esistono due gruppi di linfociti, due grandi gruppi di linfociti, poi c'è una serie ovviamente più complessa e numerosa, però esistono due gruppi, linfociti T e linfociti B. Diciamo che nella cute prevalentemente i linfomi cutanei sono del gruppo dei linfociti T. In particolare c'è una malattia che si chiama micosi fungoide, che ha questo nome che in realtà evoca tutte altre malattie, ma considerate che la dermatologia è una disciplina antica e quindi è stata descritta da Liebert nell'Ottocento come micosi fungoide, perché le lesioni cutanee assomigliano ai funghi, assomigliano a delle lesioni nodulari che possono assomigliare al vero fungo, quello che noi ci immaginiamo, il fungo, il porcino. Questo per descrivervi in breve sintesi anche la drammaticità di quelle che possono essere le manifestazioni cutanee. Esistono poi invece i linfomi che nascono dai linfociti B, che è un gruppo diverso chiaramente dei linfociti, ma che determinano la comparsa di lesioni dei piccoli noduli o grandi noduli multipli singoli sulla pelle e in questa fase, legandomi appunto alla sua domanda quanto è importante la diagnosi è determinante in modo diverso, nel senso che per quanto riguarda i linfomi che coinvolgono i linfociti B, la diagnosi è determinante nel definire se il paziente è affetto da una malattia sistemica, cioè che coinvolge anche i linfonodi e altri organi e la pelle è soltanto un'espressione secondaria, oppure se la malattia è esclusivamente della pelle, perché ci si trova di fronte a due condizioni completamente differenti, cioè chi ha soltanto il linfoma B della cute ha una prognosi ottima, chi invece ha un linfoma sistemico va incontro a un percorso terapeutico molto più complesso e la prognosi non sempre è così felice.
Per quanto riguarda invece linfomi T, la difficoltà diagnostica è soprattutto nelle fasi iniziali, perché i linfomi che coinvolgono i linfociti T possono essere difficili da interpretare, sono dei grandi simulatori e quindi qui l'esperienza del dermatologo è fondamentale nel sospettare che il paziente possa avere questa malattia. Perfetto, allora, dati alla mano per quanto riguarda i linfomi cutanei, almeno in Italia si viaggerebbe sui circa 500 casi l'anno, con un'esposizione molto elevata per gli uomini, soprattutto per quelli che rientrano nella fascia d'età che va dai, diciamo, dai 55 ai 60 anni. E detto questo, potrebbe illustrarci, presentarci le cure principali che vengono applicate di solito per cercare di sconfiggere questa malattia? Dunque, allora, anche questa domanda devo dire che mi aiuta molto appunto nel descrivere quello che sono i linfomi cutanei, perché in realtà queste stime che si fanno, le stime sono molto difficili per quanto riguarda le malattie rare, perché il problema è proprio la diagnosi, no? Come si diceva prima, quindi una stima di 500 casi all'anno, probabilmente sono molti di più e i pazienti rimangono misdiagnosticati per lunghissimo tempo. Nel caso, ad esempio, della mucosi fungoide di cui vi parlavo prima, è dimostrato che prima di arrivare ad una diagnosi conclusiva vengono eseguite anche 5-6 biopsie, quindi cutanee, quindi i pazienti sono sottoposti a dei percorsi complessi con una difficoltà di interpretazione perché sono patologie che vengono gestite prevalentemente nei centri un po' di riferimento e il compito nostro è quello di fare cultura nei medici e anche nei pazienti. Le terapie sono mai abbastanza, diciamo. Però diciamo che ultimamente ci sono nuovi presidi terapeutici che vanno da terapie, da chemioterapie locali, che sono state, diciamo, recuperate dal passato e ottimizzate, e quindi che permettono al paziente terapie a bassa tossicità sistemica, cioè il farmaco applicato sulla lesione cutanea non viene assorbito e quindi non ci sono dei fenomeni di tossicità di organo o comunque tossicità sistemica, e poi i famosi anticorpi monoclonali, che di cui tanto si parla per altre patologie, sono finalmente arrivati nella gestione sia dei linfomi T che dei linfomi B con dei risultati terapeutici molto interessanti e delle curve di sopravvivenza sempre più favorevoli ai pazienti. Poi esistono delle terapie tradizionali che vanno dall'esposizione alle radiazioni ultraviolette, alle lampade, fino ad altri farmaci per bocca. Diciamo che le opzioni terapeutiche sono tante. Il problema è che queste malattie tendenzialmente si curano ma non guariscono. Quindi i pazienti seguono dei percorsi articolati, spesso passano da una terapia all'altra alla ricerca della terapia più efficace e meno tossica. E quindi è importante avere a disposizione tanti presidi terapeutici. Molto molto chiaro. Allora, che cosa invece è opportuno sottolineare, dottore, a proposito della prevenzione? Glielo chiedo perché a quanto pare questi linfomi presentano simili, sintomi abbastanza simili ad altre malattie più comuni della pelle, perciò è di conseguenza anche molto difficile riuscire a riconoscerli e prenderli poi per tempo. Come vi anticipavo, soprattutto nelle fasi iniziali, questi linfomi, soprattutto i linfomi T, ma anche B, sono dei grandi simulatori. E quindi diciamo che più che una prognosi, più che una prevenzione, cioè trovare delle strategie per evitare che compaia la malattia, purtroppo questo è difficile da prevedere. I testi sacri dicono che una vita sana previene la comparsa delle malattie del sangue, le malattie linfoproliferative. Una vita sana, chiaramente l'aspirazione di tutte, questo si potrebbe estendere a tutte le malattie. Diciamo che, differentemente dal melanoma, in cui comunque ridurre l'esposizione al sole ha un valore diciamo, preventivo, per quanto riguarda i linfomi cutanei, non siamo ancora a conoscenza di elementi che vanno evitati, cioè condizioni ambientali o esposizioni diciamo, a cose che devono essere evitate. Quello che è importante invece è una diagnosi precoce per prevenire quelle che sono le veloci evoluzioni o le complicazioni della malattia nelle sue fasi evolutive. E quindi torniamo al concetto fondamentale di una diagnosi veloce e puntuale per poter comunque offrire ai pazienti un trattamento a bassa tossicità,
e una vita molto lunga. Considerate che, ad esempio, nella micosi fungoide, a cui mi riferisco spesso perché il 70% dei linfomi sono rappresentati dalla micosi fungoide, la sopravvivenza media è 30 anni. Quindi noi abbiamo pazienti che possono avere nessun problema nell'arco della vita perché è esordita la malattia a 70 anni, ci sono però pazienti che nell'arco di 5 anni hanno una progressione veloce. Quindi la diagnosi precoce è estremamente importante. E poi i controlli nel tempo sono altrettanto importanti per capire qual è il comportamento della malattia, perché ogni paziente fa a sé. Perfetto, molto, molto chiaro anche su questo punto. Allora, siamo alla no, quarta domanda, che per quella che è l'impostazione di questo format dell'agenda della salute corrisponde sempre alla visita. Ecco, quindi a questo punto le chiedo a proposito di una visita che viene tenuta da lei di dirci come viene impostata una visita, ovviamente il cui obiettivo è quello di verificare se il paziente di turno abbia o no un linfoma cutaneo. Quindi ci spieghi un po' come viene impostato generalmente il lavoro. Dunque, un centro che si occupa di linfomi cutanei può avere due tipologie di paziente. O un paziente che viene riferito dal territorio, dai colleghi dermatologi o neumatologi o di altre discipline perché hanno già eseguito una biopsia cutanea, hanno già comunque la diagnosi di linfoma cutaneo e quindi il paziente viene ricevuto nei nostri ambulatori e bisogna dedicare tempo. Tempo per spiegare una malattia particolare, una malattia cronica oncologica, cioè normalmente il paziente oncologico è abituato, o comunque i pazienti non si abituano mai, però diciamo che il concetto del paziente oncologico è un paziente che si presenta dal medico e affronta una situazione che o va bene o va male. Il paziente con un linfoma cutaneo invece affronta una situazione in cui deve accettare di essere un paziente oncologico e che probabilmente lo sarà per tutta la vita. E quindi tempo va speso per questi pazienti. Quando il paziente invece non ha una diagnosi di certezza, ma viene inviato a noi nel sospetto di un linfoma cutaneo, bisogna altrettanto dedicare tempo a questi pazienti. Vengono ricevuti negli ambulatori, si studia con tutte le metodiche anche di diagnostica non invasiva a disposizione, dalla dermatoscopia alla microscopia confocale, la sede ottimale da biopsiare, perché questo è estremamente importante. Si cerca di fare delle biopsie mirate e conclusive, per far sì che la diagnosi arrivi il prima possibile. Poi noi abbiamo a disposizione anche dei supporti psicologici per questi pazienti, siamo un team di medici che dedica tempo. Noi abbiamo la fortuna, differentemente da altre discipline, di, essendo un centro di malattie rare, di avere un concetto di tempo paziente ampio e quindi il tempo è fondamentale perché quella che si chiama compliance, cioè diciamo, la partecipazione del paziente ai percorsi diagnostici e terapeutici per noi è fondamentale e quindi più tempo da dedicare per ottenere il massimo della compliance possibile. Molto chiaro. Senta, volevo chiederle se ci sono per questi linfomi dei soggetti a rischio, se è possibile individuarli anche grazie a quelle che sono, le competenze acquisite, dalla medicina. Questa è una domanda interessante. Ci sono delle ipotesi, ad esempio pazienti che vengono sottoposti in modo cronico a terapie immunosoppressive, si sa che possono sviluppare dei linfomi in senso generale e probabilmente anche linfomi cutanei. Anche pazienti che sono stati sottoposti purtroppo a chemioterapie per linfomi sistemici o per altre patologie oncologiche hanno un maggior rischio di incidenza dei linfomi cutanei. È difficile definire esattamente un paziente, cioè un profilo di quello che il paziente è a rischio, è molto difficile. Diciamo che è una valutazione un po' a posteriori. Spesso noi riscontriamo nella storia clinica del paziente degli episodi di terapie immunosoppressive, di immunosoppressione, che appunto tendiamo ad associare appunto allo sviluppo di queste condizioni patologiche di cui stiamo parlando oggi. Chiarissimo. Allora, dottore, adesso la consueta domanda sui farmaci, che la teniamo sempre come sesta domanda all'interno di questo format. Ecco, pensando proprio ai farmaci, se ne prevede la somministrazione nel momento in cui si avvia una terapia che ha come obiettivo quello di far guarire il paziente a cui è stato diagnosticato un linfoma cutaneo. Ci spieghi quindi un po' più nel dettaglio come viene gestito questo aspetto qui, quello relativo per l'appunto ai farmaci.
Questa è una domanda che mi piace molto, io la ringrazio, perché una caratteristica dei pazienti che hanno linfoma cutaneo è che, differentemente da altre patologie oncologiche in cui a malattia, a stadio di malattia, corrisponde una terapia specifica, per quanto riguarda i linfomi cutanei, la terapia è molto personalizzata, cioè viene definita una terapia in funzione dell'età, diciamo, se il paziente è in vita lavorativa, se il paziente comunque ha uno stadio chiaramente di malattia elevato, bisogna considerare in modo attento tutte le comorbidità, perché, come vi dicevo prima, purtroppo i pazienti con linfoma cutaneo, in senso generale, chiaramente queste sono delle eccezioni, tendenzialmente non guariscono. Quindi la terapia ha come finalità quella di garantire al paziente un allungamento della sua sopravvivenza. Esiste un'eccezione terapeutica, che è il trapianto di midollo osseo, che è una procedura che si fa in pazienti molto molto selezionati, generalmente pazienti che hanno un'età per cui possono essere sottoposti al trapianto, quindi pazienti giovani, e nel caso del trapianto di midollo ci sono stati casi, o comunque è noto, la possibilità di guarigione. È una scelta difficile, perché di fronte a una malattia che ha una sopravvivenza anche di 30 anni, tu rischi di sottoporre il paziente ad un trattamento che in una percentuale purtroppo significativa, pur bassa ma significativa, il paziente muore per il trattamento, perché il trapianto di midollo è una procedura molto invasiva. Però d'altro lato c'è la guarigione. Quindi diciamo, le scelte del medico devono essere sempre fatte col paziente, è fondamentale, l'interazione col paziente, secondo me nel caso dei linfomi cutanei è particolarmente importante. E sono sempre delle scelte sofferte, un po' per quanto riguarda, questo è un caso estremo, ma anche la scelta di farmaci. Chiedere a un paziente di venire in ospedale 3 volte alla settimana per fare le lampade in età lavorativa è una scelta difficile, perché va a condizionare la qualità della vita. Quindi le scelte devono essere disegnate sul paziente. La personalizzazione terapeutica forse è la cosa che più caratterizza la terapia dei linfomi cutanei. Dottore, che cosa possiamo dire invece a proposito della chirurgia? Si può dire che resti ad oggi il metodo più efficace per sconfiggere i linfomi cutanei? Dunque, allora, noi bisogna avvalersi di tutto, questo è un dato di fatto. E la chirurgia, soprattutto nei linfomi B, cioè che derivano dalle cellule B, in cui compaiono questi noduli che possono essere anche singoli, è indubbiamente un'opzione terapeutica, perché rimuovere il nodulo significa curare in quella fase, a volte guarire, ma prevalentemente curare il paziente. La differenza tra curare e guarire è evidente, no? Curare vuol dire che io rimuovo la malattia visibile, ma non necessariamente la malattia non tornerà. Guarire vuol dire che io ho la fortuna che la malattia non torni più. Noi curiamo i pazienti con il linfoma prevalentemente, e la chirurgia ha una sua nicchia che secondo me è riferibile a quello che è il linfoma B-cutaneo, la rimozione dei noduli. Chiaro, non se il paziente ne ha 100, ma se il paziente ha 1, 2, 3 noduli, questo è possibile. Questo è possibile. Allora, ci avviamo verso la fine di questa chiacchierata. Abbiamo ancora circa 10 minuti a disposizione per parlare ancora un po' di questi linfomi cutanei, argomento principale di questa nuova puntata dell'agenda. Allora, dottore, gli studi più recenti su questi linfomi cosa ci hanno fatto scoprire di particolarmente importante? C'è un aspetto che secondo lei vale la pena, come dire, riferire a chi ci sta guardando, proprio riguardo questo fenomeno, quello dei linfomi? Allora, gli studi, ci sono studi clinici che sono improntati alla valutazione terapeutica, ci sono studi che sono improntati alla conoscenza della malattia. Più studiamo le malattie e più ne capiamo la complessità, più ne capiamo la complessità e più troviamo dei nuovi target terapeutici, cioè più troviamo delle molecole che possono diventare il punto di azione dei farmaci. In questo momento si punta moltissimo in ambito terapeutico a quelle che sono le terapie di precisione, e sono appunto questi anticorpi monoclonali. Gli studi recenti hanno dimostrato che ci sono delle terapie target, cioè diciamo, dei bersagli molecolari delle terapie che sono particolarmente efficaci e che riducono la tossicità dei trattamenti. Questa è una cosa straordinaria.
La medicina si sta rivoluzionando in questo senso e siamo sempre più in grado di dare terapie efficaci con una tossicità più bassa. Poi ci sono molti studi che sono improntati invece a conoscere quelle che sono i legami stretti tra quella che è il sistema immunitario e la malattia. Quindi stiamo sempre più capendo quanto è importante in corso di terapia mantenere un sistema immunitario funzionante, cioè un impatto terapeutico ottimale è quello che agisce sulla cellula, ma che non sconvolge tutti i meccanismi, diciamo, autogeni, cioè intrinsechi nelle persone, di protezione verso quella malattia, perché il nostro organismo è in grado di controllare, se non in parte, anche totalmente la malattia. Cioè, il paziente che si ammala non è detto che sia l'unico paziente malato, non so come dire. Molti pazienti hanno la predisposizione, sviluppano dei momenti in cui la malattia potrebbe comparire, ma il sistema immunitario non è efficace. Tanto che i pazienti con il linfoma cutaneo sempre di meno vengono trattati con le chemioterapie che sono fortemente immunosoppressive e quindi agiscono distruggendo le attività del sistema immunitario normale, ma si cerca sempre di più utilizzare terapie target. Forse questi sono i dati più interessanti che emergono dalle ricerche, diciamo, attualmente in corso. Una domanda che mi è venuta in mente ora, sentendola rispondere a quest'ultima, alla precedente domanda, ha parlato, l'ha fatto se non sbaglio anche in precedenza, di tossicità. Ecco, quando è che si parla di tossicità nell'ambito di una terapia? Dunque, in ematologia, ma anche in dermatologia, esistono diversi tipi di misurazione della tossicità. La tossicità di un farmaco può essere quanto ti abbassa i linfociti in senso generale, cioè se io ti somministro un farmaco che agisce sui linfociti neoplastici, può agire in modo tossico anche sui linfociti buoni, quelli normali. Una tossicità può essere, ad esempio, quando la terapia è immunosoppressiva, cioè agisce abbassando tutti i linfociti. Questo non va bene. Poi ci sono delle tossicità anche molto banali, come può essere, che so, alcuni farmaci come i retinoidi che danno secchezza della pelle, secchezza delle mucose, e questo determina una limitazione dell'utilizzo del farmaco. O, che so, alzare il colesterolo, i trigliceridi, o creare difficoltà metaboliche al fegato, no? Quindi dare delle tossicità epatiche. È sempre una questione di studiare bene il paziente prima di iniziare il trattamento per capire qual è il rischio di tossicità? Perché un paziente che è già compromesso dal punto di vista immunologico o epatico deve essere trattato con farmaci che non hanno tossicità epatica, per definizione. Quindi forse il modo per ridurre la tossicità non è utilizzare farmaci non tossici, perché non esistono farmaci non tossici, ma capire esattamente bene chi è e come sta il paziente prima di iniziare i trattamenti. Quindi uno studio accurato, dedicare tempo al paziente, cercare di capire esattamente quali possono essere le criticità del singolo paziente, ritengo sia importantissimo. Perfetto, molto, molto chiaro. Allora, ci avviamo verso la fine. Le chiedo a questo punto che consigli darebbe ai nostri telespettatori, quindi a tutte le persone che ci stanno guardando, sempre ovviamente in merito ai linfomi cutanei. Questa è una domanda carina. Devo dire che io ai miei pazienti dico sempre che la cosa più importante è quando ci si interfaccia con un medico, vedere sicurezza nel medico. Quando il medico non sa esattamente cos'hai, non ti devi accontentare, cioè cercare sempre. Il medico deve avere il tempo per arrivare ad una conclusione diagnostica, ma ci deve arrivare. Se no, non c'è niente di male a chiedere una seconda opinione, una terza opinione, perché questa è la storia del linfoma cutaneo. Sembra un eczema, sembra psoriasi, sembra un'altra malattia dermatologica. I medici provano a trattarti in tanti modi, ma una diagnosi non è mai conclusiva. Quindi forse è sempre bene cercare complicità con il medico, cercare di arrivare agli obiettivi, e questo è un consiglio per i pazienti. Il consiglio ai medici invece è quello che non c'è mai niente di male ad ammettere la necessità di un aiuto, no? Magari da parte di altri specialisti. Questo è quello che facciamo sempre noi. Noi siamo bravi sui linfomi cutanei, non siamo bravi su altre cose. Di conseguenza la collaborazione è una cosa estremamente importante. E il paziente può chiedere al medico anche di aprire ad altre collaborazioni. Infatti
L'interazione medico-paziente è il fulcro di quello che è il percorso diagnostico-terapeutico nella nostra visione, nella mia visione, ma la visione di molti medici. Penso che questa sia la cosa importante. Che cosa prevede lei, dottore, per il futuro, pensando ai linfomi cutanei? Dobbiamo aspettarci un aumento dei casi negli anni a venire? Indubbiamente avremo un aumento delle diagnosi. Questo è fondamentale perché non sempre l'aumento dei casi è negativo, spesso significa che noi medici ne riconosciamo di più. Quindi, a volte, quando le curve epidemiologiche crescono, non sempre è un aspetto negativo. Probabilmente ci sarà un aumento, perché comunque c'è un aumento delle neoplasie in senso generale e anche delle malattie linfoproliferative. Ma io credo che una quota di questi pazienti che noi arriveremo a diagnosticare avranno il beneficio di ricevere una diagnosi. E questa è una cosa che mi piace, io sono un ottimista, cerco sempre di vedere gli aspetti positivi, cioè che noi siamo sempre in grado di dare qualcosa di più ai nostri pazienti. E io penso che per come stanno evolvendo le cose, sempre di più ci avvicineremo ai tempi lunghi di sopravvivenza dei pazienti e secondo me amplificheremo anche il numero di pazienti che arrivano ad una remissione completa, cioè una guarigione della propria malattia. Perché sicuramente riusciremo sempre di più attraverso la ricerca a capire la malattia, a capire le nuove terapie e mettendo tutti insieme riusciremo, lavorando insieme, medici e pazienti, a trovare delle buone soluzioni. E poi ci vuole tanta pazienza da parte dei medici e da parte dei pazienti. I linfomi cutanei rappresentano veramente una condizione molto particolare. Che è in parte anche un modello, no? Cioè è una patologia neoplastica, ma è cronica, è una patologia che coinvolge la pelle, ma non soltanto, mette insieme più specialisti che forzatamente devono lavorare insieme. Penso che sia una bella esperienza per i medici che si interessano di questo, penso che sia sempre comunque una brutta esperienza per i pazienti che ce l'hanno, però a volte l'interazione, anche avere a che fare con le persone per 20 anni, è una cosa che arricchisce i medici anche, quindi questo, esistono degli aspetti positivi in tutto. Anche nella Perfetto, malattia, anche nella malattia. dobbiamo chiudere, però vorrei farle un'ultimissima domanda, ricollegandomi a quello che ci ha appena detto. Ecco, lei ha parlato di diagnosi, probabilmente in futuro potremmo assistere ad un aumento delle diagnosi, quello credo che sia un po' l'auspicio di tutti quanti. Ad oggi, sempre per quanto riguarda le diagnosi, a che livello siamo, almeno in Italia? Ci sono dei dati incoraggianti? Allora, nel nostro istituto noi facciamo molte diagnosi, cioè quello che sta avvenendo è che si stanno creando dei centri di riferimento e quindi la distribuzione sul territorio è un po' falsata, no? Cioè nel senso tu hai pochi centri in cui si fanno molte diagnosi e poi altri centri in cui di diagnosi se ne fanno poche. Questo perché comunque l'esperienza del clinico e anche di chi fa la diagnosi istologica è estremamente importante. Noi facciamo cultura, cioè il nostro ruolo, anche se siamo dei medici, ma siamo anche dei divulgatori di conoscenza, perché attraverso i pazienti divulghiamo la conoscenza e anche attraverso i nostri colleghi con cui interagiamo cerchiamo di diffondere la conoscenza. La diagnosi dipende da questo, cioè se tu non conosci una cosa non la riconosci, cioè se non hai mai visto una ciliegia difficilmente la chiami ciliegia. E di conseguenza è importante per i medici conoscere l'esistenza di malattie rare, perché non è sempre così, non tutti i medici conoscono l'esistenza di malattie rare, e forse anche i pazienti. Quindi il vostro lavoro, cioè quello che stiamo facendo oggi, fa parte della diffusione della conoscenza. Le diagnosi possono aumentare perché magari oggi qualcuno ha visto la nostra trasmissione, ha una dermatite che non passa e magari si rivolge a noi. Mi auguro che non abbia il linfoma cutaneo. Ma magari abbiamo invitato una persona in più. Perfetto, allora dottore, noi purtroppo dobbiamo salutarci, è finito qui il tempo a nostra disposizione, io la ringrazio davvero tanto per questo collegamento, per questa intervista e visto anche insomma il tanto lavoro da fare, visti i suoi impegni, non mi resta che augurarle buon lavoro. Grazie, grazie, buona serata a tutti e io la ringrazio moltissimo per la possibilità di fare divulgazione. Grazie, arrivederci. Grazie, grazie nuovamente al dottor Marco Ardigò, ospite di questa
nuova puntata dell'Agenda della Salute. Ricordiamo che il dottor Ardigò è il responsabile delle malattie rare presso l'Istituto Dermatologico San Garicano IRCCS di Roma. E a questo punto, grazie come sempre a tutti voi che ci avete seguito, che avete seguito questo nuovo appuntamento con l'Agenda della Salute. Nel salutarvi, ricordiamo come sempre i nostri contatti principali, perciò partiamo dalla mail, dal nostro indirizzo di posta elettronica tg@retesole.it, scriveteci lì per proposte, segnalazioni e quant'altro. E poi lo facciamo sempre nel salutarvi, ricordiamo la presenza di Rete Sole sui social network, su Facebook con un doppio account, Rete Sole Lazio e Rete Sole Umbria, e poi anche con un account invece unico su Twitter ed Instagram. È davvero tutto, dobbiamo chiudere. Di nuovo grazie a tutti voi per l'attenzione e ci vediamo presto.